Ci troviamo nella baia di Churchill, all'estremo nord dell'emisfero settentrionale, dove il gelo artico attanaglia e la sconfinata distesa di ghiaccio scoraggia e blocca ogni forma di vita. Ma il clima rigido della baia non riesce ad avere la meglio sull'orso polare, che è l'incontrastato dominatore delle nevi artiche. Poiché nulla può germogliare su queste terre inospitali, per procacciarsi il cibo quotidiano è necessario correre sul ghiaccio, tuffarsi nell'acqua gelata, scavare con le zampe e soprattutto stare allerta. Osservate che aspra battaglia è stata ingaggiata per aggiudicarsi una carcassa di foca. I rigori del clima polare non impediscono lo svago. Anche nell'acqua ghiacciata è possibile trascorrere il tempo gradevolmente. Qui, nel fiume Ontario, abbiamo la fortuna di essere spettatori di una scena insolita. Capita infatti assai di rado di vedere una famiglia di orsi che possa vantare ben 3 orsacchiotti. L'orso polare, che vive esclusivamente nell'Artide, è il più temibile di tutti gli orsi, se non addirittura di tutte le creature salvate dall'Arca di Noè. Vive con sprezzante coraggio una vita dura ma allo stesso tempo affascinante. Quando è tormentato dalla fame, nessuna forma di vita ha scampo. Quando i morsi della fame si fanno insopportabili, l'orso è persino capace di divorare i propri figli. Mamma orsa, consapevole delle tendenze cannibali del suo compagno, è sempre allerta, veglia costantemente sui propri cuccioli, senza mai concedersi un attimo di tregua. L'orso bianco, signore e sovrano indiscusso delle candide distese, onorato e temuto dai suoi sudditi, non ha rivali. Nessun soggetto può esimersi dal porgergli omaggio. Qui lo vediamo deciso a farsi rispettare persino dalla nostra ridicola libellula meccanica. I suoi impavidi 600 kg di muscoli sfidano immobili la sfacciataggine dell'intrusa. Ed ecco l'orsa intenta proteggere la sua famiglia. Se papà orso si avvicinerà troppo, lo caccerà senza pensarci due volte. L'orsa non pensa solo a procacciare il cibo, ha anche il compito di assicurare la sopravvivenza della specie. I maschi, dal canto loro, pur tenendosi alla larga dalla progenie, non perdono d'occhio la nostra irritante ambasciatrice. Non si sa mai. Ma chi può avere l'ardire di sfidare l'ira di 3 simili sentinelle? Gli orsi sono guidati da un istinto magnetico. Girano sempre nello stesso senso intorno al polo, percorrendo un tragitto che in fondo non è altro che un vasto girotondo. Muniti di una bussola naturale, proseguono il loro itinerario fino a ricalcare le proprie orme. Non è ancora chiaro se tale capacità percettiva sia dovuta veramente alla vista o piuttosto ad un olfatto o ad un udito finissimi. Il mistero non è ancora stato svelato. L'unico fatto certo è che, nonostante l'apparente mancanza di punti di riferimento nella regione, il nostro goffo amico orso sa sempre dove va, perché ci va e come ci va. Improvvisamente sulle lande ghiacciate si abbatte un ciclone, un diluvio. Una pioggia di milioni di oche selvatiche che volteggiano nel cielo livido guidandoci verso i caribù o renne artiche americane. Anche quest'ultime percorrono, come gli orsi, una pista circolare attorno alla calotta polare in cerca di pascoli e licheni. Il caribù anima libera è una renna selvaggia che migra seguendo le stagioni, a differenza di sua cugina, la renna lappone, che ha preferito scegliere un tranquillo e ben nutrito stato di semicattività. I caribù proseguono nella loro corsa. Una ronda ostinata sul terreno ghiacciato
dove la neve cancella il sentiero battuto dagli zoccoli. Un cerchio magico. Incontriamo sulle scogliere a fior d'acqua un gigante grosso tre volte l'orso, il tricheco. I due baffi e i due grossi incisivi allungati a formare zanne gli conferiscono un aspetto simpatico, quasi comico. Questa montagna di carne si trova in difficoltà sulla terraferma, dove pochi metri di percorso lo fanno rovinare al suolo con il cuore che batte all'impazzata. Ancora qualche metro e il tricheco crolla nuovamente con la testa ciondolone. Questa posizione rende il nostro povero amico vulnerabile come un lombrico al sole. Eccoli qua, tranquilli e sereni, ammucchiati a godersi il sole. Nessuno protesta se il vicino si prende la libertà di accomodarsi. Si direbbero le creature più pacifiche del mondo. Eppure, durante la stagione degli amori, le zanne divengono armi micidiali. Durante i duelli, che stabiliranno chi sarà l'incontrastato signore dell'harem, il sangue scorre a fiotti. Per qualche misterioso impulso, ad un tratto, tutti contemporaneamente sentono il bisogno di immergersi nel loro elemento naturale. Calma, ragazzi, non spingete. C'è mare per tutti. Certo, spostare una mole compresa tra i 400 kg e la tonnellata non è impresa da poco. Dopo la goffa arrancata sugli scogli, il tricheco ritrova l'acqua amica e ridiviene l'agile ed elegante ammiraglio del mare, pronto ad affrontare il mondo con disinvoltura. Questa nuova scena sembra quella di un branco di sardine inseguite dai tonni. Invece abbiamo semplicemente cambiato polo. Siamo saltati dal polo nord al polo sud e dall'orso al pinguino. Il pinguino è una creatura dotata di un grande senso dell'umorismo. Questa qualità è necessaria per sopravvivere in un ambiente desertico e inospitale. Ama le capriole, le passeggiate e la pesca. Discute senza tregua come un politico durante un comizio. Quando non ha niente di meglio da mettere sotto i denti, o meglio sulla lingua, inghiotte un sasso tanto per far qualcosa, per ingannare l'appetito.
Quando ne ha avuto abbastanza di dondolarsi sul terreno ghiacciato, con quella sua tipica andatura a cui si era ispirato Charlie Chaplin, fa la siesta. Ce ne sono a migliaia qui, radunati in una sola grande società gerarchizzata. Ogni famiglia ha un suo preciso posto. I pulcini, morbidi come un piumino da cipria, sono imbeccati pazientemente con piccole dosi dalla mamma. È un'operazione piacevole che viene volutamente protratta. Mamma Pinguino si incarica della formazione dei suoi piccoli con sollecitudine. Qui la vediamo intenta a dare dimostrazioni di come si beve. Il piccolo ha capito tutto, meno il movimento del collo. Mamma allora ripete la lezione e il piccolo ci mette tanta buona volontà. Del resto, qui in Antartide, i divertimenti sono rari. Per fortuna, gli elefanti marini, loro compagni di ventura in tanto gelo, si esibiscono ogni tanto dando spettacolo. Gli elefanti marini adorano le zuffe. Si tratta quindi di incontri di catch acquatico molto apprezzati, graditi soprattutto i pinguini, che si dispongono a semicerchio e assistono con vivo interesse agli scontri fra gladiatori. C'è da chiedersi se arriveranno a fare delle scommesse. L'Antartide non ha come unico handicap quello di essere una landa tetra e inospitale, ma è anche la patria di un temibile predatore, la foca leopardo. Quest'ultima possiede una tecnica infallibile per sorprendere i pinguini di cui è ghiotta. Scivola sotto la banchisa, rileva la posizione di un gruppetto, poi con un sol colpo sfonda la lastra di ghiaccio ed emerge. Ha la tecnica della talpa e lo slancio fulmineo del leopardo. Dato che non tutte le ciambelle riescono col buco, la foca ritenta più volte. In tali drammatici frangenti, il povero pinguino è incapace di difendersi. Non solo è un essere inerme, ma non è in grado di individuare il pericolo celato dalla fragile superficie. Per scampare ad una fine certa, non gli resta che affidarsi ad una fuga scomposta. O magari alla fortuna. La piccola flotta non ha che una possibilità per salvarsi dalle aggressioni della foca leopardo: riparare sulla terraferma. Ed è lì che si rifugia.
Adesso il pinguino può dedicarsi alla sua attività preferita, fare la raccolta dei sassi. Li sceglie accuratamente e li trasporta come fossero perle fino al punto in cui ha deciso di costruire il suo nido. Un giaciglio tutt'altro che soffice e accogliente, un nido da fakiro. Ma per il nostro amico costruire la propria abitazione è un rito. Continua ad andare e venire con il suo carico prezioso, muovendosi con il caratteristico dondolio da cartone animato, con le zampe divaricate che procedono a piccoli passi ondeggianti, accompagnati dal movimento traballante di quei moncherini che non sono mai sbocciati in ali vere e proprie. Quando non è impegnato a costruirsi il nido, il pinguino ama trascorrere il tempo chiacchierando con i suoi simili. Spira un vento glaciale, non è più il caso di tenere riunioni. Ognuno pensa a ripararsi con una coltre di neve. A modo suo il pinguino ha inventato una sorta di iglò. Fa meno freddo sotto la gelida neve che esposti alla furia del vento. Il metabolismo si rallenta poco a poco, così pure la circolazione del sangue. Il pinguino si berra fino all'arrivo della stagione che laggiù hanno il coraggio di chiamare primavera. La stagione tanto attesa è annunciata dal frastuono che accompagna la formazione di crepe sulla banchisa. Ognuno esce dalla propria tana, anche al Polo Nord. Le foche si svegliano, prendono il sole con aria compiaciuta, esponendo il ventre ai primi raggi. Ci si mette a proprio agio, ci si dondola, ci si dà una grattatina. Ah, ecco, proprio là. Piccola, tenera foca bianca distesa sulla candida neve. A rammentarci che la vita non ha disertato la landa polare, dove gli uomini sono così pochi da poter essere censiti con il pallottoliere, ci sono quegli occhioni neri, lucidi, innocenti e pieni di mal riposta fiducia. Visto che la stagione è in pieno rigoglio, è il caso di approfittarne fino in fondo. Si va a fare il bagno. Così la foca bebè sarà iniziata alle delizie dell'acqua gelida,
Quando si parla di delizie si fa per dire. Mamma si rifiuta di dargli la poppata e scivola nella buca come un siluro. Il piccolo segue queste strane manovre con un'aria tra il perplesso e lo stupito. Poi immerge la testa sotto il pelo dell'acqua per vedere che fine abbia fatto la madre. Ma subito si tira indietro. È sufficiente un minimo di buonsenso per concludere che in acqua fa freddo. A questo punto interviene mamma foca con una spintarella affinché la lezione di nuoto possa essere svolta secondo le regole. Pluffete e la piccola, ormai, è una foca a tutti gli effetti. È una tappa d'obbligo nella formazione dei cuccioli, ma non scevra di pericoli. Se un orso dovesse passare da queste parti, non si lascerebbe certo commuovere da una simile tenera scenetta familiare. Per lui si tratterebbe solo di un bocconcino tenero e prelibato. Grazie al cielo, oggi non ci sono orsi in vista. Il bue muschiato, percorrendo la regione dell'estremo nord del Canada fino all'isola di Ellesmere, sembra inseguire il proprio mito, il mito della preistorica invulnerabilità, tanto da sembrare un totem vivente, una creatura dell'era glaciale che pare emergere da un disegno rupestre delle rocce di Cro-Magnon, un animale in carne ed ossa che pesa 3 quintali, eppure si nutre di poco e niente, un ciuffo di licheni o un filo d'erba spuntato in un anfratto nevoso. Protetto da uno spesso manto, non conosce paura. Ignora il pericolo a tal punto che si è portati a pensare che abbia tendenze suicide. La verità è molto più semplice. Il bue muschiato ha una cieca fiducia in se stesso. Non lo sfiora il benché minimo dubbio. La comparsa della balena bianca è quasi un miraggio. Prima di poter essere testimoni di un tale miracolo, è necessario scrutare il mare a lungo e senza sosta. È stata lei, Moby Dick, a fare impazzire il capitano Ahab. Conosce tutti gli oceani, ne è la regina. La balena bianca è un miracolo della natura. Nell'immensità dell'oceano appare piccola e delicata. Una scia, uno sfavillio madreperlaceo in questa goccia dell'universo che si chiama Terra e in cui noi uomini non siamo che minuscoli nani.